Lunedì abbiamo iniziato un percorso sul digital marketing. E io con il mio team abbiamo proposto un servizio che si occupa della personalizzazione dei controller per tutte le console. Il nostro prodotto era un longboard, ovvero uno skateboard dalle dimensioni più lunghe. L'abbiamo pubblicizzato creando un sito e pubblicizzandolo sui vari social. Questo corso è stato molto utile per capire anche l'utilità della pubblicità e come farla. È il secondo anno che ci vediamo, quest'anno digital marketing. L'argomento è estremamente stimolante. Diamo la possibilità ai nostri studenti di provare percorsi di formazione in stile aziendale. Danno loro un'esperienza che è sicuramente diversa e forse anche più di alto livello rispetto a quello che viene normalmente offerto a loro in un percorso di istruzione su tecnica superiore. Grazie a questo corso abbiamo imparato come pubblicizzare il nostro prodotto, sia grazie a un sito, sia anche grazie a una pagina Facebook. Ci siamo occupati di vedere come è andata la pubblicità mediante l'analisi e la statistica. Devo dire che siamo rimasti soddisfatti, sia per l'argomento che per il docente. Il primo giorno i ragazzi hanno visto il percorso, gli strumenti, i metodi, le necessità che un'agenzia deve considerare durante il percorso di creazione di una campagna marketing. Il secondo giorno abbiamo visto il visual marketing, abbiamo cominciato a creare anche tutto ciò che è la grafica, la presenza, la faccia del brand. Il terzo giorno abbiamo visto social media, dove i ragazzi hanno aperto per ogni progetto una pagina Facebook. E il giorno dopo abbiamo fatto SEO SEM, dove abbiamo parlato dei contenuti testuali per farsi trovare su Google nella ricerca organica. Nella seconda parte della stessa giornata abbiamo anche fatto SEM, tutta la parte pagata, la ricerca che mi fa vedere annunci che portano sul mio sito. Ultimo giorno abbiamo visto Analytics, dove abbiamo praticamente misurato tutto ciò che abbiamo fatto per capire se effettivamente questo ha funzionato o meno. L'ultimo giorno, sabato mattina, abbiamo in previsione ancora la visualizzazione, la dimostrazione di tutti i progetti, ogni gruppo mostra agli altri ragazzi i progetti e vediamo chi è il vincitore che ha ottenuto più like per la sua pagina Facebook. Per noi di Espero è una bella soddisfazione perché spesso facciamo corsi digital marketing alle aziende, a privati, liberi, professionisti, ma è più raro fare corsi di questo genere a intere classi di scuole superiori come in questo caso. Questa è un'esperienza che a pieno titolo per noi entra a far parte dell'alternanza scuola-lavoro. I risultati raggiunti sono sicuramente apprezzabili, ma il risultato migliore è lo sviluppo dello stimolo e della curiosità a conoscere cose nuove. Ci è piaciuto vedere la passione con cui hanno lavorato, ci è piaciuto vedere che diversi di loro hanno l'idea, l'intenzione di certificarsi e speriamo che possano continuare su questa strada, perché l'ambito digital è un ambito trasversale che servirà loro in qualsiasi esperienza lavorativa andranno poi ad inserirsi.